Si raccontano perché è un modo efficace per riuscire a far capire cosa c'è dietro l'infortunio, e c'è sempre dietro un errore, una mancata cultura della sicurezza. Noi vogliamo far capire ai giovani soprattutto, ma a tutti, la cultura della sicurezza. Quelle raccontate sono le storie di infortuni a richiamare la rassegna di eventi organizzate da Regione Lombardia per la Settimana Europea della Salute e Sicurezza sul Lavoro. In Italia gli ultimi dati sul 2022 parlano di quasi 3 morti bianche al giorno. Da inizio anno sono 58 in Lombardia, 14 nel solo mese di settembre. I numeri sono sicuramente la cosa negativa, ricordando sempre che anche un solo morto è una situazione inaccettabile, non si può morire sul luogo di lavoro. Sono però tutti dovuti effettivamente a una mancanza di sicurezza, quindi a una disattenzione generale sui temi della sicurezza. Nella sala libretti del giornale di Brescia, tanti giovani delle scuole bresciane, la cultura della prevenzione parte dalla formazione anche tra chi al mondo del lavoro deve ancora affacciarsi. Normalmente poi si va a lavorare, soprattutto scuole professionali, scuole che insegnano un lavoro e un mestiere, quindi è da lì che bisogna lavorare per far capire ad ogni giovane che anche lui ha una sua responsabilità, oltre ovviamente ai datori di lavoro, nella cultura della sicurezza. Tra i lavoratori invece importante la continua formazione e l'aggiornamento sulla sicurezza. Nel bresciano il tutto è promosso dalla proficua collaborazione tra ATS e mondo del lavoro. Per fortuna abbiamo già un ottimo clima su Brescia di rapporti con le associazioni datoriali, con i sindacati, con noi e tutti gli organi di controllo. La formazione è un elemento fondamentale, formare appunto nella cultura della sicurezza, i controlli, le eventuali sanzioni laddove necessarie, ma ripeto, quello che è fondamentale è che siamo noi tutti uniti, bisogna che effettivamente questa cultura sia una cultura da coltivare fin da giovani.